cosa principale è il coordinamento, ovvero prima di tutto ci deve essere un interesse comune. Nel caso di molti progetti o pratiche di co-sviluppo, si tratta di persone che vogliono ritornare nel paese d'origine, investire magari con degli imprenditori, dei soci italiani o di altri paesi interessati a scoprire un nuovo mercato, e delle istituzioni che sono interessate ad avviare delle politiche di vicinato o hanno già avviato delle politiche di vicinato di un certo tipo. A volte il coordinamento manca. Per quanto riguarda il rapporto profit e no profit, è per una sfiducia reciproca, che però in un momento di crisi si stanno allacciando delle relazioni interessanti. Un altro coordinamento che viene a mancare spesso è tra donatori. Ci sono delle politiche che parlano di sviluppo, delle politiche che parlano di co-sviluppo, quindi rapporto tra società ospitanti e società di emigrazione. Raramente si vedono queste politiche e la destinazione di questi fondi andare in una stessa direzione. In Marocco, nelle zone in cui lavoriamo, nessun progetto avviato da un imprenditore di rientro aveva nulla di verde, di sostenibile, di responsabile. Allora, bisognerebbe lavorare tra società civile, imprenditori e istituzioni e capire come poter coordinare e indirizzare dei fondi che vanno tutti verso una zona, vanno tutti verso delle categorie di persone, ma sono svincolati l'uno dall'altro.